carissimi amici, bentornati a Country Live, questo appuntamento dedicato non solo alla musica e al ballo, e qui con noi ci sono i nostri Marilu, Teseo e Loris DJ, Italian Country Family. Bentornati ragazzi. Ciao Tiziana e ciao al pubblico. Bentrovati. Allora, io so che ha una sorpresa per noi Loris adesso, che ci lascerà a bocca aperta. Vi propongo una cantante che voi non vi aspettereste mai, che fa anche del country, che è Miley Cyrus. Io la pronuncio un po' così, ma è una cantante famosissima pop, ma anche se lei ha cominciato da ragazzina facendo dei pezzi country col papà, perché il papà era stato uno dei più famosi cantanti della New Country, Billy Ray Cyrus, è anche un attore. Noi lo conosciamo in Italia perché faceva un telefilm dove faceva il dottore, e negli anni 90, 2000, penso che si facesse questo telefilm, ed è famoso anche perché è stato il precursore della line dance, la prima line dance che è stata scritta, che è l'Electric Slide, è nata da un suo pezzo, Rocky Breaky Heart, e da lì è partito negli anni 80-90 la line dance, per cui diciamo che è un po' l'autore, il fautore della line dance, Billy Ray Cyrus. In questo pezzo che io vi propongo, la figlia, che adesso fa tutt'altro genere, però ogni tanto si diverte a cantare anche pezzi country, e qui c'è un live bellissimo dove lei non è truccata e suona dal vivo con alcuni musicisti molto bravi un pezzo di Dolly Parton molto famoso che si chiama Jolene. Impegnativissimo, direi. Allora guarda, lo guardiamo subito, sono davvero curiosissima perché non me l'aspettavo sotto questa forma, perché appunto lei è una cantante famosissima pop. Esatto. Allora ce lo guardiamo insieme a fra pochissimo. Beh, grazie Loris, perché ci fai vivere sempre delle nuove esperienze in ogni puntata. Davvero incredibile questo scoop che ci hai regalato oggi. Sono convinta che anche gli amici da casa l'avranno apprezzata, perché appunto non conoscevano Miley Cyrus in questa modalità country. Allora, siamo arrivati al momento del ballo. Vi lascio con un'altra grande scuola dal Messico, grazie a Carlos Hernandez. Ce la gustiamo insieme, perché anche in questo video si vede un gruppo di ragazzi che ha tanta voglia di condividere con noi la loro allegria, ma soprattutto la loro passione per il country. A fra poco. Hola, nosotros somos Rangers Country Club. Mi nombre es Emilio Luna, de Chihuahua, México. Vamos a bailar un paso Sweet Feeling de Montse Chefino. Tiene 56 tiempos, dos muros, tiene dos restart y dos puentes, ¿sí? Un saludo para Tiziana de Italia por esta gran oportunidad que nos han dado, y nosotros bailamos así. I gotta take a little time, a little time to think things over. I better read between the lines in case I need it when I'm older. Now this mountain I must climb feels like the world upon my shoulders. And through the clouds I see love shine. Keeps me warm as life grows colder. In my life, there's been heartache and pain. I don't know if I can face it again. Can't stop now. I've traveled so far to change this long. Show me.
take a little time, a little time to look around me. I've got nowhere left to hide. It looks like love's finally found me. In my life, there's been heartache and pain. I don't know if I can face it again. Can't stop now, I've traveled so far to change this lonely life. I wanna know what love is. I want you to show me. I wanna feel what love is. I know you can show me. E questa era una bellissima scuola direttamente dai paesi latini, grazie perché condividete con noi la vostra passione per questa bellissima musica, ma soprattutto grazie a Carlos Hernandez, perché se non ci fosse lui a fare da trade union, da ponte Italia-Messico, questo non potrebbe accadere. Grazie ragazzi, un forte abbraccio e alla prossima puntata. Allora, continuiamo a parlare di ballo, perché io ho tirato fuori dal mio pello magico e adesso Marilu sbiancherà una bellissima coreografia che a me è piaciuta da subito perché è davvero varia, nel senso che la potete ballare singolarmente o in coppia. Una musica davvero suadente, melodica, coinvolgente, però tutte le volte Mary mi dice che non è prettamente country. E io ho tirato fuori dal mio cappello magico Swinging Tumbleweed. Oh my God! Sì, è un pezzo che ricorda il Charleston, che è un Texas Charleston. Sì, 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 la musica, scusa, in questo momento non mi viene in mente. Gary Pinan. Esatto, Texan. Esatto, ed è appunto, si chiama Swinging Tumbleweed, quindi già la parola dice di che musica si tratta, è un pezzo di Texas Swing, e la base è un Charleston. C'è una nostra amica che quando sente i brani di Texas Swing, che hanno appunto questa particolarità del, insomma, come tipologia di musica, dice che è musica da circo. E quindi praticamente c'è nata una coreografia da circo. Semplice, semplice, proprio facilissima, divertente, così, insomma, giusto
per divertirsi, insomma, che senza tanti tecnicismi. È la cosa più importante, per cui secondo me i nostri amici che ci guardano da casa saranno contentissimi. Dimmi, Loris. No, volevo dire che i tumbleweed sono quei rotoloni d'erba secca che si trovano nel deserto, che rotolano, e quindi la canzone evoca queste palle, diciamo, d'erba che rotolano nel deserto. Quelle che in ogni film western non potevano mancare. Anzi, esatto, il tumbleweed è quello, è quella palla secca che vedete passare spinta dal vento. Esatto. Questa cosa che ho imparato oggi mi piace assaiissimo, si può dire assaiissimo, anche perché adesso non dirò più quelle palle che girano, ma dirò tumbleweed e la gente mi dirà: urca, ma Tiziana non sa a pacchi, ne so a container, in effetti. Allora vi lascio con questa bellissima coreografia che secondo me vi piacerà tantissimo. Io intanto me la sballucchio. A fra poco. Tumbleweed, I wish I was like you, just blowing along in the Texas wind, blowing along, you won't be back again, going where the wind blows, you drift along with these, brother tumbleweed, life is but a goes a little bit farther, breath and tumbleweed, exactly just the same, we're blowing along in the Texas wind. Allora, sarete d'accordo con me, voi che ci guardate da casa, che è un ballo bellissimo, simpaticissimo, divertentissimo. Peraltro, sottolinea il fatto che il country è vario, non è soltanto le Highland Dance che sentiamo, le musiche che sentiamo normalmente, perché sfocia in tante altre discipline, giusto, ragazzi? Certo. Sì, come abbiamo detto anche in altre occasioni, alla base dei passi di ballo country ci sono le basi di tante altre tipologie di ballo, tant'è vero che avete visto il valzer, avete visto il cha-cha, adesso avete visto il charleston, ci sono delle basi di boogie, quindi in pratica diciamo che il country attinge i passi un po' dalle altre discipline, poi li unisce in base alla musica e quindi diciamo che chi impara il country impara un pochino di basi di tanti balli, insomma. Che bello. E parliamo di musica subito e parliamo di grandi concerti a Circolaria Feste di Cavriago, Reggio Emilia. E Loris e Marilu ne sanno a pacchi di queste cose, visto che sono loro che organizzano. Loris, che cosa ci proponi oggi? Vi faccio risentire un pezzo di John Arthur Martinez. E dal vivo ci ha fatto venire la pelle d'oca. È vero, sono d'accordo. Allora vi lascio subito con questa grandissima emozione e ci rivediamo subito dopo. Every little white morning up from the
Grazie di essere stati con noi, purtroppo vi devo salutare perché il tempo a noi concesso è giunto al termine, ma vi ricordo che se volete ripassare tutte le country line dance che vi proponiamo durante la nostra trasmissione non dovete fare altro che andare su www.countrylivetv.it che è il nostro sito ufficiale, lì trovate anche l'archivio di tutte le puntate di Country Live, ma non solo, le interviste, un po' di tutto, gli speciali, c'è di tutto. E poi vi consiglio di iscrivervi al nostro canale YouTube per seguirci in diretta ogni venerdì alle ore 14. Allora, ragazzi, mi dispiace tantissimo dovervi salutare, non vedo l'ora che arrivi la prossima puntata, però grazie di essere stati con noi anche oggi a Marilu Teseo e Loris DJ Italian Country Family. Piacere nostro, grazie a te. Sempre un piacere divulgare questa musica, quindi mi fa piacere che ci ascoltino e ti ringrazio per questo, Tiziana. Grazie a voi che siete sempre con me, grazie a voi che ci seguite da casa, sempre così presenti e pieni di affetto. Grazie per tutti i vostri commenti, per i vostri saluti, sono davvero contenta che vi piaccia questa trasmissione. Noi ci vediamo al prossimo appuntamento, io vi saluto come sempre, ricordandovi che per me la musica è vita ed il ballo nella sua più grande espressione. Alla prossima puntata, ciao! Ciao a tutti!